Si avvicina la gara contro lo Spezia, oggi a disposizione dei giornalisti abbiamo Pedro Pereira. Pedro, iniziamo con le domande. Contro il Napoli è arrivata un'altra sconfitta, cosa bisogna fare per invertire la rotta? Io penso che contro il Napoli è stata una partita dove secondo me fino alla espulsione l'abbiamo giocata moltissimo bene, dopo la espulsione è stata un'altra partita. Il primo gol è secondo me merito di Insigne, è stato un bellissimo gol e anche dopo quello secondo me abbiamo fatto la nostra partita, siamo continuati a giocare la partita guardando gli occhi a Napoli, che è una squadra fortissima, e quello che dobbiamo togliere di questa partita, come lo abbiamo tolto degli altri, che siamo una squadra che la gioca contro chiunque, però dobbiamo mettere qualcosa di più ognuno, e si sente a parlare tanto di quello qui tra di noi, e quello secondo me manca un po' quello, e forse con un po' di fortuna o con un gol primo sì, siamo riusciti a fare anche noi il gol. Secondo me la partita cambia e può cambiare tanto questo campionato. Come procede questa settimana di allenamenti e come vi state preparando per la prossima partita? Bene, stiamo preparando bene. Si sente che la mentalità giusta dentro al gruppo, si sente la volontà di giocare questa partita il primo possibile, e secondo me faremo bene. Appunto, contro lo Spezia è necessario vincere per non perdere ulteriore terreno per la salvezza. Con quale spirito affronterete questa partita? Con lo spirito giusto. Come ho detto prima, c'è un buon spirito dentro al gruppo, dentro alla squadra e dentro a tutte le persone che sono con noi tutti i giorni. E secondo me saremo pronti per fare una buonissima partita e da togliere le nostre soddisfazioni. Lo Spezia è una neopromossa come voi, ma non è assolutamente da sottovalutare. Cosa servirà per fare punti e centrare magari anche la prima vittoria? Secondo me dobbiamo fare le nostre partite, seguire le nostre idee, le idee del mister e della squadra, vincere i nostri duelli, fare il nostro lavoro, ognuno fare il suo, e alla fine da squadra togliere delle soddisfazioni, togliere dei punti, e secondo me possiamo togliere delle vittorie.